La vera cultura non è quella che mira a un dato scopo, ma, al pari di ogni ricerca della perfezione, ha il suo significato in se stessa, come la ricerca della forza, dell'agilità e della bellezza fisica non ha un suo fine ultimo, quello ad esempio di farci ricchi, celebri e potenti, ma trova in se stessa la sua ricompensa, in quanto esalta il nostro senso vitale, la nostra fiducia in noi stessi, ci rende più lieti e più felici e ci dà un più alto senso di sicurezza e di salute. Così anche la ricerca della cultura, cioè di un perfezionamento intellettuale e spirituale, non è un faticoso cammino verso una meta ben precisa, ma è invece un fortificante e benefico allargamento della nostra coscienza, un arricchirsi delle nostre potenzialità di vita e di gioia. Per questo la vera cultura, come la vera educazione fisica, è insieme stimolo e appagamento. Tocca sempre il traguardo, ma non si ferma in nessun luogo. È un procedere nell'infinito, un vibrare all'unisono con l'universo, un vivere con esso fuori del tempo. Il suo scopo non è lo sviluppo di singole facoltà o capacità. Essa ci aiuta piuttosto a dare un senso alla nostra vita, a interpretare il passato, ad aprirci al futuro con coraggiosa prontezza. Delle vie che conducono a questa cultura, una delle più importanti è lo studio della letteratura universale, il prendere a poco dimestichezza con l'immenso tesoro di pensiero, esperienze, simboli, fantasie e miraggi che il passato ci ha lasciato in eredità nelle opere dei poeti e dei filosofi di molte nazioni. Questa via è interminabile. Nessuno potrà mai percorrerla sino in fondo. Nessuno potrebbe esaurire lo studio e la conoscenza dell'intera letteratura, anche di un solo popolo civile, per non parlare di quella di tutta l'umanità. In cambio, però, ogni nostro intelligente addentrarci nell'opera di un grande poeta o di un importante filosofo è una felice e appagante esperienza che accresce in noi non una somma di morte nozioni, ma la nostra vita cosciente e la nostra comprensione. Quel che ci deve importare non è di aver letto e di conoscere il più possibile, ma attraverso una scelta libera e personale di capolavori, cui ci dedicheremo appieno nelle nostre ore libere, di farci un'idea della larghezza e dell'abbondanza di ciò che l'uomo ha pensato e desiderato, e di porci in rapporto di vivificante congenialità con il tutto, con la vita e il pulsare dell'umanità. Questo, in fondo, è il significato di ogni esistenza che non si limiti al puro bisogno materiale. La lettura non deve affatto farci dimenticare una vita senza senso e stordirci con una consolazione illusoria, ma al contrario, deve concorrere a dare alla nostra vita un significato sempre più alto e più pieno. Ora, la scelta attraverso la quale veniamo a conoscere la letteratura universale sarà diversa per ciascuno di noi. Essa non dipende soltanto dal tempo e dal denaro che ciascun lettore può sacrificare a questa nobile esigenza, ma da parecchie altre circostanze. Per qualcuno, ad esempio, Platone sarà il saggio venerato, Omero il poeta prediletto, ed essi per lui saranno sempre il centro di ogni letteratura, a partire dal quale tutto il resto verrà ordinato e giudicato. Per altri saranno altri nomi a compiere lo stesso ufficio. Uno sarà in grado di godere le più nobili forme del verso, di partecipare intimamente agli ingegnosi giochi della fantasia, alla vibrante musica del linguaggio. Un altro si atterrà più rigorosamente al dato puramente concettuale. Uno preferirà sempre le opere scritte nella propria lingua materna, o vorrà addirittura leggere soltanto quelle. Un altro, al contrario, avrà una predilezione particolare per i francesi o per i greci o per i russi. Si aggiunga anche che l'uomo più dotto di questo mondo non conosce che poche lingue e che non solo non tutte le opere importanti di altri tempi e popoli sono tradotte in tedesco, ma che molte opere poetiche non sono traducibili affatto. La vera lirica, ad esempio, quella che non si accontenta di affastellare un bel contenuto entro versi gradevolmente costruiti,
ma in cui la musica di un linguaggio creativo si trasforma in vibrante simbolo del mondo e della vita, una tale lirica resterà sempre legata all'inimitabile linguaggio del poeta, non solo al suo idioma materno, ma anche a quello suo poetico personale, di cui egli solo è capace e che pertanto è intraducibile. Alcune delle creazioni poetiche più nobili e preziose, si pensi ad esempio alla lirica provenzale dei Trovatori, non sono ormai accessibili e fruibili che a pochissime persone, dato che la loro lingua, e con essa la civiltà che le produsse, è ormai tramontata, e non può essere fatta rivivere che per via erudita, con amoroso studio. Tuttavia, abbiamo la fortuna di disporre di un ricchissimo patrimonio di buone traduzioni da lingue morte e straniere. Importante, per un vivo rapporto del lettore con la letteratura universale, è soprattutto che egli conosca se stesso e di conseguenza le opere che agiscono su di lui in modo particolare, evitando di seguire un qualche schema o programma culturale. La via che gli deve percorrere è quella dell'amore, non quella del dovere. Costringersi a leggere un capolavoro solo perché è celeberrimo e ci si vergogna di non conoscerlo ancora sarebbe un grave errore. Ciascuno invece deve cominciare a leggere e conoscere ed amare dove gli viene spontaneo. Uno scoprirà in sé l'amore per i bei versi, fin dai primi anni di scuola, un altro l'amore per la storia o le leggende della sua patria, un altro forse il gusto per i canti popolari, e un altro ancora troverà attraente e deliziosa la lettura di quelle opere in cui vede osservati con esattezza e interpretati da un'intelligenza superiore i nostri sentimenti più intimi. Le vie sono innumerevoli. Si può cominciare dal libro di lettura scolastico o dall'almanacco per finire a Shakespeare, a Goethe o a Dante. Un'opera che ci venga decantata, che cerchiamo di leggere ma che non ci piace, che ci oppone resistenza e che ci vieta l'accesso, non dobbiamo volerla domare con la forza o la pazienza. È meglio riporla. Perciò non bisogna invitare ed esortare con troppa insistenza i fanciulli e i giovanissimi a una determinata lettura. Si rischia in questo modo di rendere odiosi ai giovani i più bei libri del mondo, anzi la vera lettura in generale, e per tutta la vita. Ciascuno cominci là, dove una poesia, un canto, un racconto, un'osservazione gli sono piaciuti, e partendo di lì vada in cerca di cose simili,